Buonasera. Questa sera voglio parlarvi di questo libro qua, Il Mago, Don Coibin. Ecco, voi non lo troverete in questa caratteristica, sono in gita quindi l'ho lasciato a casa, però questa è, anche se si vede male, la copertina, la sopracopertina di questo libro, e quindi voi quando vedrete questa foto avrete di fronte questo libro. Questo è un libro bellissimo. È un racconto romanzato o un romanzo ispirato dalla biografia, dalla vita di Thomas Mann, un importantissimo scrittore che tutti conosciamo. Allora, perché questo libro è molto ma molto bello? Per tutta una serie di motivi. Allora, il primo motivo è questo: da questo libro si capisce molto bene la genesi dei più importanti scritti di Thomas Mann. Si riconosce la sua Lubecca dei Buddenbrock, e la storia della montagna incantata, una storia che deriva da un'esperienza reale, la moglie che è stata ricoverata per un bel po' di tempo, lui che quando è andato a trovarla è stato scoperto anche lui affetto da tubercolosi a Davos, e poi abbiamo naturalmente morte a Venezia, anche questo riguarda direttamente la vita, e anche l'ultimo racconto, l'ultimo romanzo, quello non completato, quello su Felix Krull, che anche quello lì in qualche modo racconta come si sentiva Thomas Mann a circa 80 anni, poco prima di 80 anni, quando stava scrivendo questo libro. E si può dire una critica, ma insomma è un paradosso che sia troppo piccolo questo libro, su circa 500 pagine, però non è una biografia semplice, un elenco di date o di luoghi dove ha vissuto, ma è proprio racconta, fa dei discorsi, racconta degli ipotetici, certamente discussioni con la sua enorme famiglia. Lui aveva due sorelle e due fratelli, due sorelle sono morte suicida, poi ha avuto sei figli, ha sposato una ricchissima donna tedesca, e quindi insomma la sua vita è stata piena di rapporti molto particolari con i figli, con i fratelli, insomma con tutta quanta la famiglia allargata, no? E ha vissuto, come si sa, ha vissuto prima in Germania, naturalmente Lubecca dove è nato, poi è stato a Monaco, poi si è trasferito in Svizzera, naturalmente ha cominciato ad avere i problemi con il nazismo, dopo si è trasferito negli Stati Uniti, a Princeton, poi in California, e infine è andato, gli ultimi anni li ha passati in Svizzera. La cosa che mi ha fatto impressione, ogni volta si portava dietro i mobili, libri, si portava praticamente dietro tutta la sua casa. A un certo punto c'erano ancora mobili che aveva a Lubecca dalla sua famiglia iniziale. E era un alto borghese. E molto, molto interessante è il rapporto che Thomas Mann ha avuto con chi era al potere in Germania, in Svizzera molto meno, e negli Stati Uniti. Era un alto borghese, in qualche modo lui viveva all'interno di un mondo fatto di libri, fatto di musica classica, fatto di lavoro. Lui, come abitudine, tutte le mattine lavorava 4 ore consecutive, il pomeriggio stava o da solo con la famiglia, e quindi faceva fatica a entrare nella logica, a interessarsi, direi quasi quasi, di quello che succedeva intorno a sé. Infatti è stato molto criticato per la sua lentezza nel prendere posizione contro il regime nazista. Poi l'ha presa in modo deciso, in modo sicuro, insomma, però fra la paura che i suoi libri venissero bruciati, che all'inizio non lo erano, fra il voler difendere il suo editore che è rimasto in Germania mentre lui era in Svizzera, insomma, è stato un po' lento. Io dal libro, secondo me, si capisce perché era un po' al di fuori, però insomma tutte le interpretazioni, soprattutto quelle della sua famiglia, che nel romanzo vengono date, possono essere diverse. Stessa cosa negli Stati Uniti, arriva negli Stati Uniti molto molto osannato, eccetera,
a Princeton, gli offrono dei titoli accademici, la possibilità di lavorare, ma lui i soldi ne aveva, non aveva nessunissimo problema. Poi si è trasferito in California ed è sempre stato restio a diventare in qualche modo uno strumento, gli americani volevano questo, uno strumento al servizio dello Stato che lo aveva accolto in difesa della politica dell'America. All'inizio gli hanno chiesto di non parlare delle entrate eventuali in guerra degli Stati Uniti, poi volevano che lui prendesse delle posizioni molto, molto forti. Più avanti, quando ha fatto un viaggio in Germania, dopo naturalmente la seconda guerra, ha fatto delle conferenze nella Germania occidentale e il Dipartimento di Stato americano è intervenuto in modo molto, molto deciso, chiedendogli di non andare a Weimar, che era nella Germania orientale, ma lui ci è andato lo stesso perché voleva andarci, voleva parlare di Goethe e quindi voleva andare a Weimar. E questo ha fatto sì che in qualche modo lui fosse spinto, non in modo formale naturalmente, ad andarsene anche dagli Stati Uniti ed andare in Svizzera, ma alla fine è stato molto contento di essere andato in Svizzera e gli americani non hanno fatto nulla, nulla per fermarlo, anzi era sospettato di comunismo, cosa che era assolutamente possibile per quanto riguarda Thomas Mann, e quindi insomma lui se n'è andato dagli Stati Uniti, oserei dire spinto dagli americani. Ecco, tutto questo, tutti questi aspetti sono messi insieme, mescolati in questo bel romanzo, in questo bellissimo romanzo. C'è un altro aspetto, ed è la sua chiarissima tendenza di carattere omosessuale. Thomas Mann era un omosessuale, ha avuto dei rapporti con altri omosessuali, quindi insomma era pienamente omosessuale. Non ha niente a che vedere il discorso che si è sposato e ha fatto 6 figli, rimaneva omosessuale, in qualche modo compreso, si potrebbe dire, saputo da parte della famiglia, di tutti i figli, di fratelli, tutti quanti. A proposito, fratelli e figli, anche loro avevano delle posizioni estreme, ma anche loro, vivendo in questo mondo al di sopra della società, prendevano posizioni di tutti i tipi. C'erano i fratelli Eichmann, comunista, e fra le figlie abbiamo omosessuali, alcune hanno sposato una ha sposato un americano solo per avere la cittadinanza, stessa cosa per un'altra, eccetera. Quindi insomma era una famiglia molto 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 strana, era una famiglia tutt'altro che normale, diciamo lontanissima da quelle che sono le famiglie normali. Io vedo questo aspetto, è la mia idea, vedo questo aspetto, questa ricchezza e questa cultura nettamente al di sopra della società, che fa sì che sia difficile anche trovare un punto d'incontro con la società stessa. Ecco, ricordatevi che è un romanzo, quindi, che è stato ispirato, lo dice l'autore alla fine, nella postfazione, dice: sono stato ispirato, adesso ve lo trovo, è qua, si è ispirato agli scritti di Thomas Mann e dei suoi familiari, e naturalmente gli scritti di Thomas Mann e gli scritti sopra su Thomas Mann. Il Mago, Toibin, edizioni Einaudi, molto ma molto ma molto bello, assolutamente consigliato, e buona lettura.